Oggi torniamo in Europa con 7 paesi economici da visitare quest'anno. Chiaramente ho considerato il costo della vita nel paese stesso, ma anche altri fattori che influiscono per quanto riguarda i viaggi, quindi come raggiungerli, eccetera. Se non sei ancora iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero, mi raccomando, fallo, iscriviti cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto, ma anche sulla campanella e a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Prima di iniziare con questa carrellata di paesi europei economici da visitare nel 2020, ti ricordo che c'è un altro video uscito appena iniziato l'anno 2020 con una serie di paesi economici in tutto il mondo, più distanti, non in Europa. E anche quello è un video che sta avendo un bel successo e te lo consiglio, te lo faccio passare qui sopra. Ma ora veloce, cominciamo con questi 7 paesi in Europa. Il primo che vi consiglio è vicino a noi, ci separa il mare Adriatico. Parlo dell'Albania, un paese che in passato ha avuto diversi problemi a livello interno. Poi si sono messi a posto, si sono rimboccati le maniche e anche a livello turistico stanno facendo un salto di qualità pazzesca. Borghi medievali, tanta cultura, tanta storia e città che stanno sviluppando un movimento culturale molto vivo con l'apertura di musei e tante iniziative. Non dimentichiamo un bellissimo mare con delle cittadine in cui tantissimi imprenditori italiani hanno cominciato a investire nel turismo. E poi un popolo molto molto amichevole verso gli italiani, veramente uno dei popoli più amichevoli verso gli italiani d'Europa e un paese che è molto economico. Insomma, una bella nazione e un viaggio da fare nel 2020. Secondo paese che ti consiglio, la Polonia, più conosciuta ma rimane una nazione economica e bellissima. Le due città principali, Varsavia e Cracovia, sono storia pura e veramente veramente belle, Cracovia in primis, assolutamente Cracovia la più bella, ma anche piccoli gioielli come Wroclaw, Breslavia in italiano, Poznan e Danzica. Danzica è un gioiello, è veramente un paese da visitare. E il bello è che ci sono tanti voli economici dall'Italia su tante città di quelle che ho citato e poi ti puoi muovere all'interno del paese attraverso una rete ferroviaria economica un pochino datata ma veramente funzionale, ma anche una buona rete bus. Terzo paese consigliato, il Portogallo. Hanno eletto il Portogallo come nazione più economica d'Europa del 2019. Nel 2018 era stata eletta come migliore nazione turistica, la prima in Europa nella storia di questo premio. Insomma, il Portogallo sta da anni lavorando sul mercato turistico in maniera esemplare. Non è più un paese per vecchi, per pensionati, come era negli anni 80 e 90, in realtà il Portogallo è per tutti. È un paese economico, bellissimo, dalle città come Lisbona, la capitale, Porto, Faro, Coimbra, puoi andare dal nord molto verde che confina con la Galizia, fino al sud con le scogliere rosse e il mare molto bello dell'Algarve. Quarto paese consigliato, la Romania, un paese la cui capitale Bucarest sta esplodendo anche per i nomadi digitali, culturalmente è molto molto viva, ma la parte forse più bella del paese è quella nord, la Transilvania, che finalmente si slega un po' dal mito del conte Dracula, che in realtà è un mito, fondamentalmente non porta un granché, ma ha delle ricchezze incredibili questa regione, ovvero i villaggi sassoni, i monti che dividono proprio la Romania, c'è la Transfagarashan, considerata anche dalla Lonely Planet come una delle strade montane più belle del mondo. Cittadine come Cluj-Napoca, Sibiu sono tutte da visitare perché veramente carine e ricche anche di vita perché sono cittadine universitarie. Ed è un paese super super economico, forse uno dei più economici che ho inserito in questa lista, ma non l'avrei inserito se non lo fosse stato. Quinto paese economico da visitare nel 2020 è la Grecia. Sì, perché è lontano dalle isole più fashion, più nominate come Santorini, Mykonos, veramente care purtroppo, c'è una marea di piccole isole in cui alloggi e vita giornaliera, cibo, ci strappano un sorriso quando andiamo a pagare, perché comunque sono ancora molto economiche. Ecco, se ci allontaniamo un attimo dalle mete più fashion, ecco che troviamo ancora oggi nel 2020 una Grecia che vale la pena visitare con i suoi ritmi lenti, le sue piccole chiesette, il sole a picco, le spiagge, il mare azzurro, una taverna sulla spiaggia e magari la passeggiata serale nel centro della cittadina principale.
ma anche Atene è molto più economica di tante tante città europee, in più ha una storia pazzesca con l'Acropoli e tutto quello che ci gira intorno. Sesto paese consigliato, la Serbia, uno dei miei desideri da diversi anni, anche perché viene inserito in tutte le classifiche tutti gli anni, dei paesi economici ma anche dei paesi da vedere. Belgrado innanzitutto, la sua città principale, perché? Perché è una città super viva, una città in cui la nightlife, la vita notturna è pazzesca, non che io sia uno che faccia tanta vita notturna, però voglio vedere questa vita, dicono che sia una delle città più viva e in crescita di tutta Europa. E poi un viaggio in Serbia non si ferma nemmeno a Belgrado, ma bisogna visitare il paese. E guardando le foto, leggendo i racconti di chi c'è stato, sono luoghi che devo vedere assolutamente. Settimo e ultimo paese per questo video economico da visitare nel 2020 è la Spagna. La Spagna è una di quelle nazioni che fa turismo con la T maiuscola, di quelle nazioni che, senza piangerci addosso, dovremmo prendere a esempio per fare turismo. Riescono a esaltare delle località e dei prodotti turistici come noi non siamo mai riusciti a fare, pur avendo magari delle cose anche più belle. E il bello che in Spagna, più o meno ovunque andrai, magari se esci dai centri storici delle città più importanti, avrai dei prezzi molto molto più bassi che in Italia, soprattutto con il costo della vita, il cibo, anche uscire la sera. E un po' in tutte le sue regioni, dalla Castiglia e Leon, dall'Andalusia, dal nord, dai Paesi Baschi, dalla Galizia, hanno tante identità diverse, tante culture diverse, ma la cosa bella è che i prezzi sono bassi un po' ovunque. Una carrellata di 7 paesi per darti magari qualche idea per il prossimo viaggio del 2020. Veramente spero di averti aiutato e di averti acceso una lampadina. Ti ricordo che se non sei ancora iscritto o iscritta al Mondo di Viaggio Vero, lo puoi fare attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione, e sempre qui sotto in descrizione c'è un altro link che porta alla lista dei viaggi di gruppo, se vuoi provare a viaggiare con me magari in questo 2020. Da un po' di tempo sono attivi anche gli abbonamenti al canale YouTube e tanti vantaggi per chi si abbona a una cifra ridicola tutti i mesi. Per saperne di più, qui sotto in descrizione trovi appunto il link. I miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace e diventa fan anche lì. Su Instagram mi trovi come @viaggiovero e ci sono le stories giornaliere, c'è il canale Telegram con l'audio mattutino tutti i giorni feriali della settimana. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice. Se non sei ancora iscritto o iscritta, ultima cosa che ti devo dire, qui sotto vedi la faccia sorridente che è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di viaggiovero.com.